Allora, breve filmato per la texturizzazione di una trave in legno. Costruiamo una trave in legno partendo da un cubo che per semplicità, su cui per semplicità applichiamo un beveling. Quindi andiamo in dunque, selezioniamo, andiamo in Edit Mode con Tab, Ctrl B e ci generiamo un leggero bevel. Ok? Poi, visto che è una trave, la facciamo alta un po', quindi facciamo S e Z, la allunghiamo un po', vedete che il bevel nel frattempo si è un po' alterato. Per rimetterlo un pochino a posto, prendiamo questo edge loop, quindi Alt qui e poi Shift Alt lì, sono i due edge loop corrispondenti al bevel in alto e in basso. Se facciamo S e Z, possiamo correggere leggermente e fare in modo tale che il bevel sia non sia così eccessivo come prima, ma sia appena accennato. Perfetto, allora a questo punto abbiamo la nostra trave. Quindi il passo successivo è quello di aggiungersi una texture di legno. Texture di legno, ne ho già preparata una in una cartella. Quindi andiamo UV Image Editor e andiamo qui a caricare Open. Su, eccolo qua, quindi abbiamo questa che sono degli assi, planks vuol dire assi di legno, 1024 perché ho preso una risoluzione abbastanza bassa, perché a noi non interessa farlo perfettamente definito. Avendo questa immagine dobbiamo adesso fare la UV map, sappiamo, no? Quindi per fare la UV map andiamo di fronte, frontalmente, e selezioniamo tutto provvisoriamente e faremo in modo tale da far sovrapporre questa UV map esattamente a una di questi assi. Allora, il modo più semplice è quello di fare U, quindi abbiamo selezionato tutto, poi facciamo U e poi facciamo il Project From View. Ecco, vedete che il Project From View ci prende la nostra mappa retrospettica, quindi ci abbiamo ovunque in linea di principio dovrebbe andare bene, sì. Nel senso che prendiamo questa immagine, la selezioniamo con A tutta, ce la mettiamo in prossimità di un asse, SX la allarghiamo in modo tale che il bevel corrisponda esattamente a una fenditura. Questo è un trucco che è abbastanza utile per riuscire a fare questo genere di cose. Poi facciamo S, Y e la allarghiamo abbastanza. Ok? Quindi a questo punto quello che accade è che noi dovremmo vedere l'asse dipinto su questa trave. Per vederlo effettivamente dobbiamo intanto andare in Cycles. E poi andiamo nel materiale e qui gli diciamo di usare i nodi e infine il colore gli mettiamo un'immagine. In questo modo lui applica automaticamente anche la UV map. Per vedere il risultato dovremmo andare in modalità rendered. Ok, vedete che è venuta viola, viola vuol dire che gli manca la texture, perché dobbiamo dirgli texture planks. Ok. Questo punto c'è, ma la luce, come sappiamo, non va bene, quindi trasformiamo la luce in sun e poi usiamo i nodi e gli mettiamo potenza 4. In realtà sappiamo che illumina dalla parte opposta, quindi vedete che abbiamo fatto una texturizzazione che lungo questo lato, questa faccia va bene, ma che risulta un pochino strana sul lato, però potrebbe andare, insomma, in cima va bene, su questa scanalatura potrebbe andare bene, non è bellissima, diciamo, sui laterali. Quindi per farlo bene sui laterali, come facciamo? Andiamo in materiale, ad esempio, ecco, quindi tra l'altro si capisce bene qual è il difetto, eh? Cioè non possiamo tenerla texturizzata così. Quindi
Quindi cosa facciamo? Andiamo in edit mode, selezioniamo, quindi prendiamo questo qui, la parte testurizzata bene, no? Ah, selezioniamo la parte di destra, quindi così selezioniamo tutta la facciata di destra, che vedete che è tutta schiacciata lì sopra, e la vediamo con tre, ce la vediamo frontalmente. Ah, no, in realtà non volevo solo questo pezzo, volevo tutta questa faccia, quindi cosa ho sbagliato? Magari faccio Z così la vede i raggi X, magari facciamo 5. Ok, facendo 5 a questo punto possiamo fare B, prendiamo la parte di destra e così siamo sicuri di selezionarla tutta. Ok, facciamo 3, ce la vediamo frontalmente, qui ripetiamo il trucco U Project From View. Ok, quindi a questo punto questa la mettiamo sull'asse, più o meno come prima, SX la allarghiamo, SY la allunghiamo. Ok, e in questo modo abbiamo, se andiamo a vederlo in Material, vedete che va abbastanza bene anche questo lato. Dobbiamo mettere a posto l'altro lato e quindi ci mettiamo di nuovo qui, A, Z, B, prendiamo il lato opposto, ok, lo prendiamo anche con 3, va bene, in realtà sarebbe CTRL 3 per vederlo veramente da di dietro, facciamo di nuovo la U Project From View e qui facciamo lo stesso trucco. Y. Ok, e quindi in questo modo, se andiamo a vedere, abbiamo che il materiale è abbastanza omogeneo dappertutto. Per essere sicuri che sia veramente omogeneo, intanto vedete che qui abbiamo un po' di difetti che però potrebbero essere anche voluti, cioè sono praticamente delle zone di questa texture negli angoli, negli spigoli. Se volessimo correggerle, ad esempio, potremmo anche prendere questa cosa e poi vedere l'effetto che fa, vedete, spostandola, SX, ampliandola, ecco, in maniera tale da aggiustare e far comparire sugli spigoli esattamente ciò che ci interessa. Però un'altra cosa che volevo farvi vedere è vedere se siamo veramente allineati correttamente, cioè se non stiamo allungando in maniera impropria le texture. Per fare ciò ci creiamo una nuova immagine, quindi facciamo Image, New Image, e questa immagine ci prendiamo una UV Grid. Questa UV Grid ci permetterà di capire meglio, vedete, questo UV grid è fatto in questo modo. Ora, se noi andando sul materiale gli diciamo che la immagine associata non è la planks ma sono la UV grid, ecco, quindi qui abbiamo un'idea. Se vedete che in origine la UV grid è tutta quadrata. Avendo fatto invece quello che abbiamo fatto, invece di essere quadrati sono rimasti fondamentalmente rettangoli. Questo vuol dire che non va bene, nel senso che dobbiamo intervenire per mantenere la struttura che c'era inizialmente nella texture, altrimenti in questo modo vedete che è stata allargata troppo. Allora, come facciamo per fare questo mestiere? Quindi selezioniamo una faccia per volta, quindi per esempio prendiamo anche questa 1 A e poi qui selezioniamo questa faccia che vediamo, ok, vediamo un po' cosa ha selezionato, sì, ce l'ha selezionata, ah no, però ci ha selezionato la parte quella di sopra che andava bene, quindi magari togliamo dalle facce. Togliamo la selezione. A riuscirci. Quindi la facciamo a capo senza problemi.
Quindi cominciamo a selezionare la faccia, questa che non va, questa. Ok, vedete che è stata overwrappata in questo modo. E poi probabilmente basta fare S, Y, e la praticamente dobbiamo cercare di fare in modo tale di allargarla, restringerla finché non abbia più o meno la non sia quadrata. Vedete? Per essere quadrata, perché i quadrati rimangono quadrati, dovremmo farla più o meno così. La stessa cosa dobbiamo farla su qua, sul retro anche, quindi selezioniamo questa, facciamo SY, ok, poi selezioniamo ancora questa faccia, SY, ok, e poi cosa abbiamo? Questa faccia qua ancora. Questa qui l'avevamo allargata troppo, quindi andiamo a restituirle praticamente delle dimensioni che siano più o meno buone. Adesso a questo punto, sì, in realtà non è importantissimo che siano proprio perfettamente, però dovrebbero essere più o meno tutti uguali. Quindi qui contate, tipo sono 2, 4, 6 e qui sono 2, 4, 5, quindi vedete che qui forse questo è troppo piccolo, quindi dovremmo in realtà fare SY. Ok, ingrandirlo leggermente. Ok, vabbè, comunque l'importante è che non ci siano delle evidenti, che non siano proprio dei rettangoli. Insomma, questo anche per dirvi dalle lezioni precedenti cosa servisse avere questa grigliatura. Ah, sotto abbiamo visto sotto magari possiamo intervenire. Ah, questa è finita qua e noi possiamo fare S Y, ok, vedete che la stiamo trasformando in quadrati. Questa facciamo S Y, ok, quindi a questo punto se gli rimettiamo la nostra texture originale, okay. A questo punto, avendo fatto tutto questo giro, siamo abbastanza garantiti che abbiamo una texture che è abbastanza ben fatta. Cioè, ben fatta vuol dire che non sta strecciando niente di particolare. Chiaro che se a questo punto io faccio seleziono tutto e faccio l'S Y, no, SZ, la texture si streccia, e quindi probabilmente devo poi correggere la UV map. Quindi si può rivedere di nuovo tutto il giro, quindi andare sulla UV grid. Vedete che in questo caso abbiamo tutte le UV map che sono tutte un po' malate, ma noi possiamo andare in edit mode qua, vedete che più o meno sono le stesse queste, e possiamo fare un po' il abbiamo visto che comunque le dimensioni che ci interessano sono lungo la Y, quindi avendo tutto selezionato facciamo genericamente SY e quindi lavoriamo su tutti, ecco, vedete che in questo modo riusciamo a aggiustare abbastanza la texture. Infatti a questo punto, se noi andiamo a restituire la nostra texture originaria, ce la troviamo ancora con le proporzioni abbastanza corrette. Allora, questo è, diciamo, il tutto per la texturizzazione di una trave. Adesso vediamo tra poco invece la texturizzazione di una cornice di finestra.